seguirò in ordine con una Gagliarda di Francis Cutting, una Almaina di Robert Johnson e due brani di John Dowland. Il primo brano è un Grotto Fortune ed è un'imitazione ed è impermeato su sonorità molto molto intime. Si sposa molto bene questa frase che fu attribuita a John Dowland, sempre Dowland, sempre Dowlands, perché aveva questo carattere molto intimo di meditazione, e concluderà questa piccola successione invece con una gagliarda abbastanza allegra, con un carattere più vioso e continuo. In ogni luogo e in ogni momento della storia l'uomo sente il dialogo con Dio. Cercare poi di descriverlo diventa impossibile, a meno che non sia egli stesso ad indicare all'uomo quali strade percorrere per farlo. Tra tutte le religioni, solo quelle che si ritengono rivelate, come ad esempio il cristianesimo, possono attingere a questa ipotesi. Nella religione rivelata, Dio stesso parla di sé alle sue creature. La fede che ne nasce non deriva quindi da una dimensione psicologica, ma direttamente dall'iniziativa di Dio, che non si accontenta di narrare di sé all'uomo, ma per comunicare con l'uomo assume la stessa natura umana. Il Dio invisibile e inaccessibile diventa uomo e acquista visibilità nella persona di Gesù Cristo. La via, terracotta e foglia d'oro. Così, apparentemente arrogante, può iniziare un cammino. Un corpo che cammina avanti e una mente che ripercorre all'indietro la propria esistenza, guardando con la beata incoscienza di un bambino l'affascinante e invitante strada della conoscenza di se stessi. A scoprire se stesso, quello che le sue parole dicono è stranamente dissociato dalle azioni. Le parole si dicono più per ascoltarle che per farle ascoltare, per farsi coraggio nel cammino. Si può però incrociare lo sguardo di un'altra creatura nelle stesse condizioni, con lo stesso sguardo timido, lo stesso percorso interiore, la stessa apparente decisione che nasconde insicurezza. Meccanismi di autodifesa inconscia messi in atto per proteggersi dal mondo esterno per chissà quali remoti e personali dolori. Ci si aggrappa uno all'altra dandosi forza, diventando due distinte creature unite dalla radice dell'amore. Ti accorgi che ti dà anche la capacità di guardare gli altri. La gente esiste, vive, soffre e gioisce come noi. Questo è quello che ci unisce tutti e questo è quello con cui prima o poi dobbiamo fare i conti. La nostra capacità di amare gli altri, cercando di comprenderli ed aiutandoli a liberarsi delle loro paure, se noi già lo abbiamo fatto. Ci sarà sempre qualcosa che un altro avrà fatto prima di noi e potrà insegnarcelo. Si diventa così semplice umanità che guarda con amore il futuro.